con la cuffietta verde, la campionessa del mondo Benedetta Pilato, un mese e mezzo fa ha conquistato il titolo planetario a Budapest in corsia 4, dunque perché ha fatto il miglior tempo di qualificazione a questa finale dei 100 rana. In corsia 7 l'altra azzurra Lisa Angiolini, ma attenzione perché Ruta Meliutite, un'altra grande campionessa, la lituana, è proprio al fianco di Benedetta Pilato, che è partita molto bene, sta cercando di attaccare subito la testa della gara per passare già nella vasca d'andata e poi chiudere questa finale, chiudere i conti con la Meliutite. Corsia centrale per le due protagoniste, in testa ci sembra proprio la nostra atleta, la campionessa del mondo, infatti Benedetta Pilato è in testa, al secondo posto la lituana. Crediamo che davvero la battaglia sia tra loro due. Il vantaggio dell'Udinese, Becao ha segnato dopo un minuto e 30 secondi di gioco, a te la linea. E anche Elisa Angiolini può competere per il podio. Benedetta Pilato dà la sensazione di essere avanti. Attenzione in corsia 7, perché c'è proprio l'Angiolini che sta attaccando la Pilato, ma la Pilato è in testa, potrebbe essere una doppietta sul podio. In testa la Pilato, subito dopo l'Angiolini, la Pilato tocca la Pilato, ha vinto anche a livello continentale Benedetta Pilato. Vediamo, Elisa Angiolini è seconda, oro e argento, una gara fantastica questa delle due azzurre. Il pubblico in delirio, stanno applaudendo qui al Foro Italico. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini, medaglia d'oro per la pugliese, medaglia d'argento per l'emergente Lisa Angiolini, la grande sorpresa, come aveva sottolineato anche il CT. Adesso pugni nell'acqua di Benedetta Pilato, ovviamente soddisfattissima. Direi che possiamo tornare al calcio.